di tanta gente. Quindi benvenuti a tutti, benvenuti soprattutto ai nostri ospiti e relatori. La Fondazione è lietissima di ospitarvi qui da noi. Dicevo che il mio legame con la famiglia Liberini, legame di affetto, soprattutto di devozione, quindi non potevo che cedere dinanzi all'istanza. L'argomento per noi è di grandissima importanza e noi ce ne occupiamo come fondazione, quindi con delle attività di ricerca abbiamo una borsa di studio che è dedicata a questo argomento. Non c'è la nostra ricercatrice, però dedichiamo i nostri sforzi anche a questi temi. E la nostra più viva sollecitazione è quella non solo di confrontarvi, ma di utilizzare la nostra fondazione come uno strumento per continuare a lavorare e creare massa critica su un argomento di questo tipo, che è un argomento di grande significato pedagogico, non solo pedagogico, ma soprattutto sociale. I miei saluti al sindaco, un altro grande amico, al quale siamo vicini per i grandi sforzi che fa per portare avanti un'opera meritoria e soprattutto complessa. E credo sia un segnale importante che il sindaco di questo paese sia qui ed ascolti un dibattito su un argomento di questo tipo che è molto vicino alla sensibilità di questa amministrazione comunale. Ho detto tutto, io vi affido il compito di intervenire secondo la scaletta, che credo sia Angela Maria per prima, che com'è la scaletta? Angela Maria, poi ci sei tu, Angelo, poi sono tutti angeli. Angela, infatti Carlo è tra gli altri. Cambierò nome. Questa volta però non stai prendendo l'aereo. No, quindi, sto prendendo l'aereo. No, perché cominciamo con l'aneddoto. Racconta l'aneddoto e poi diamo la parola. Prima, a proposito, ho detto sono circondato dagli angeli. L'altro giorno, poi in aeroporto, prima di prendere l'aereo, sono stato fermato da un gruppo di ragazze, un paio di ragazze dell'UNICEF, che facevano promozione e cercavano di raccogliere fondi. E mi hanno chiesto, proprio stavo lì per imbarcarmi, mi hanno detto: lei vuole diventare un angelo? E io ho detto: io sì, ma non prima di prendere l'aereo. Non me lo dico prima di prendere l'aereo. Mi fa piacere che voi cercate fondi per i bambini e sono il primo a sostenere. Faccio cambiate solo un po' la comunicazione, per favore, non lo dite diventare un angelo prima di prendere l'aereo. Mentre qui sono ben piantato per terra, quindi diventerò angelo. Ho dimenticato solo di ringraziare l'Istituto Telese, c'è la vicepreside, la preside è ammalata, credo. Sì. Quindi c'è la vicepreside in sua rappresentante, che ringrazio, anche lei è un'amica socio della fondazione, però vi ringrazio anche l'Istituto Telese. Vi affido il compito dell'incontro. Allora, l'aneddoto poi tra gli angeli mi ritrovo. Manca qualche altro relatore, prego. La dottoressa D'Ambrosio. La professoressa D'Ambrosio è arrivata in questo istante, sta per accedere. Va bene, quindi vediamo, dobbiamo trovare il posto per rompere il ghiaccio, non lo so, dimmi quando posso. Sì, cominciano, faccio solo in modo, se vuoi potete poco solo stare in modo di mettere una sedia per la professoressa. Ma io la metterei a scena. No, la mettiamo qui, la professoressa. La metterei a scena. Sì. No, istinto ludico è da adolescente mi porta a giocare. Sì. Che posso fare da cavaliere? No, sono due donne al centro. Libera di tutti i volumi. Quali volumi? Le chiavi mie e la mia stessa. Chi viene da te? Io allora, in attesa che arrivi la professoressa, cominciamo a chiacchierare un po', anche perché so che abbiamo tempi stretti che dobbiamo rispettare, e mi è stato detto 10 minuti, vero Carzano? Non sono io, cioè, no. Va bene, insomma, sì, sarà una decina di minuti, speriamo di non sforare, quindi dobbiamo andare per linee generali. Io sono molto felice, ringrazio la dottoressa Bisesto che è venuta da me. Buongiorno professoressa. Va bene. Allora, dicevo, sono molto contenta di essere stata coinvolta. Io sono un po' un pesce fuor d'acqua perché dirigo l'Istituto Mazzarella, Andrea Mazzarella, Istituto Comprensivo di Cerreto Sanita e San Lorenzello,
quindi sono un ospite di questa comunità, però sono molto felice di essere stata invitata e quando sono venuti da me la maestra parente, ma la signora Bisesto e Filippo, insomma, per prima sono rimasta un po' perplessa, poi dopo invece sono stata contenta di essere stata coinvolta perché è un argomento, quello che affrontiamo oggi, molto molto, ci sta molto a cuore, soprattutto noi presidi e docenti degli istituti comprensivi, perché negli istituti comprensivi noi abbiamo i bambini da 3 a 12, 13 anni, quindi è un percorso di vita fondamentale, un percorso di vita dove avviene l'evoluzione fondamentale. E quindi ringrazio anche il Mulino dei Giochi, che è la ludoteca egregiamente diretta da Angela, la mia omonima, e so che lei ci tiene tantissimo, si sta facendo degli sforzi grandissimi per lanciarla sul territorio. Io, stando un po' in periferia rispetto a Telese, ne avevo sentito già parlare, però sarebbe opportuno che anche a Cerreto, nelle nostre zone più montane, insomma, la cosa fosse un attimino più conosciuta. Perché? Perché è fondamentale che oggi il nostro territorio non si basi, soprattutto il nostro territorio delle zone interne. Noi siamo un po' decentrati, abbiamo tantissime virtù, sindaco, abbiamo tantissime cose belle, le nostre zone sono sane, sono ancora piene di tanti, tante cose positive che possono essere anche per noi un rilancio, ma molte volte restiamo un po' fuori da quelli che sono i grandi flussi culturali che toccano di più la metropoli, Napoli, no? E allora le nostre uniche agenzie, agenzie di cultura, ecco, definiamole così, sono le scuole. Molte volte mancano le nostre zone di punti di incontro. Ecco, qui ce ne abbiamo uno che, di cui siamo ospiti oggi, che fa un egregio lavoro, ma appunto sono piccole associazioni di nicchia che sono di alta qualità, ma ancora forse c'è bisogno di avere di più, c'è bisogno di avere di più sul nostro territorio perché siamo un po' tagliati fuori. Allora ben venga quando il territorio si allarga, il territorio culturale della nostra zona si allarga anche a queste ludoteche che fanno molto, che fanno tantissimo per i bambini, che aiutano, sono fianco a fianco, io non le vedo come opposizione alle scuole, anzi come un grande aiuto, un notevole aiuto per i genitori che lavorano, ma io penso proprio ai bambini, luoghi dove possono continuare ad essere bambini, dove possono continuare a fare quello che ai bambini piace fare, cioè giocare, dove il ludus è l'elemento essenziale, che non è poi un ludus finalizzato a se stessa. Angela lo dimostra il fatto che oggi siamo qua a parlare di eventi culturali con una presentazione del libro di Karzan, altre esperienze, abbiamo una pedagogista, una dottoressa che si occupa di formazione, quindi lei sarà l'esperta che ci chiarirà questi elementi più scientifici, ma siamo qui a parlare dei nostri bambini in fondo e quindi di come, che cosa queste comunità possono fare affinché i bimbi crescano nel migliore dei modi, quindi con un equilibrio psico-affettivo, intellettivo, guidato. Quindi è un plauso veramente a questa iniziativa. Io credo che ci saranno oggi anche molte maestre della mia scuola, perché quando hanno sentito che c'è questo corso di formazione sono state tutte interessate e sarebbero volute venire, ma purtroppo abbiamo la scuola aperta questa mattina e quindi verranno oggi, perché è molto interessante. Quindi l'argomento di oggi è il gioco, la presentazione del libro. Io vorrei ringraziare anche Karzan che è qui a fianco a me, perché oggi in Italia c'è bisogno, proprio un bisogno disperato di buona letteratura per bambini, per l'infanzia, per ragazzi. Sono distratti i nostri ragazzi dai videogiochi che non sempre hanno una finalità educativa e quindi ritornare al libro, noi facciamo molta fatica a scuola, devo dire. Nella mia scuola quest'anno, ma anche negli anni precedenti, ci sono stati progetti, abbiamo il progetto Amico Libro, proprio per stimolare fin dall'infanzia l'avvicinamento al libro con letture creative, visite alle ludoteche, laddove funzionano bene, dove si possono organizzare
anche dei momenti ludici, creativi, di lettura creativa per i nostri bambini di tutte le età. Ecco, perché questo? Allora, un libro scritto bene, un libro che abbia dei personaggi affascinanti, un libro che sia accattivante, come è il libro di Karzan, sono i suoi libri, ecco, io mi sento di ringraziare come dirigente scolastico, perché veramente in Italia c'è un bisogno disperato di rimettere i libri nelle mani dei nostri ragazzi, e perché è vero che poi leggono nei tablet, è vero che noi abbiamo riempito le scuole di LIM, di quant'altro, tutti gli strumenti possibili e immaginabili, ma è anche vero che toccare il libro, sentire l'odore della stampa e la carta è tutta un'altra storia, come dicevamo prima con Miraglia, è tutta un'altra storia vedere, avere in mano un giocattolo creato dalle mani stesse del bambino, magari semplice ma frutto della sua creatività. Quindi il gioco, io dico che oggi è l'elemento essenziale, il tema principale di cui parleremo. Allora, il gioco a mio avviso ha una doppia, può avere due aspetti fondamentali. Noi oggi forse parleremo più del gioco come l'aspetto utilitaristico del gioco. Cioè il gioco serve a... A cosa serve il gioco? Esistono tanti tipi di gioco, il gioco di esercizio, il gioco simbolico, il gioco di memorizzazione. È una vasta come dire, sfilza di tipi di gioco, e la professoressa magari poi dopo ce ne parlerà, che servono ognuno nell'età del bambino indicata a svolgere un ruolo di aiuto alla crescita, cognitiva, ma anche all'equilibrio psicoaffettivo, ma anche alla psicomotricità, ma anche alla memorizzazione, ma anche allo sviluppo non solo cognitivo ma anche metacognitivo. Cioè, diciamo che veramente se non ci fosse il gioco l'essere umano avrebbe grandi difficoltà a come dire, avere i vari stadi, a seguire i vari stadi della propria evoluzione. Quindi è fondamentale l'uso del gioco. E dicevo prima anche con Miraglia che oggi noi abbiamo avuto un po' di difficoltà nel sistema scolastico italiano, perché è un po' di anni che i risultati dell'OCSE non ci pongono nei primi posti come risultati scolastici. E quindi c'è tutto un dibattito, voi siete gente di scuola e quindi sapete che c'è tutto un dibattito su come rinnovare la didattica, soprattutto negli istituti comprensivi, su come trasformare quello che è il sapere in saper fare, perché poi è quello che è il nodo principale, cioè come dare ai nostri ragazzi le competenze. Cioè non possiamo più pensare oggi di basare ancora l'istruzione sulla lezione frontale, ma la classe va smontata, va capovolta, vanno tolte, io dico sempre ai miei docenti, ci arriveremo man mano perché non è semplice, vanno tolte dalle aule le cattedre, non deve essere il punto da dove poi si eroga un sapere, come se i bambini fossero tanti contenitori in cui io verso le cose che so, peraltro cose che a volte sono anche superate, perché è talmente veloce oggi, no? È il nostro mondo che molti saperi già sono superati mentre li conosciamo, per cui veramente sarebbe una cosa assurda continuare ad avere una didattica del genere. E allora di cosa si parla oggi? Si parla di una didattica laboratoriale, la classe deve diventare un laboratorio, si toglie via la cattedra, si mettono i banchi in un certo modo, se servono, come se fossero dei tavoli da lavoro, dei laboratori, e si mettono sui banchi gli attrezzi, appunto la manualità. Il ragazzo, il bambino deve capire perché sta facendo quel teorema, a cosa serve quella operazione matematica, a cosa serve sapere la geometria. Ecco, se io poi dopo non so leggere un orario ferroviario, io so far di conto, sono anche bravo, conosco bene le tabelline, faccio bene le operazioni, ma se mi trovo in una stazione ferroviaria e mi si pone, cioè, allora quel treno per lì ha fatto un ritardo di 8 ore, dunque partiva a quell'ora, ma a che ora partirà? Ecco, le deduzioni logiche. Per fare questo bisogna riuscire a trasformare i saperi in saper fare, in competenze.
E quindi il lavoro grandissimo che la scuola italiana sta facendo in questo momento è la trasformazione esattamente dalla programmazione normale dei saperi alla programmazione per competenze e dunque anche alla valutazione per competenze. Cioè non vado più a misurare quello che il ragazzo sa, ma quello che il ragazzo sa fare. In tutto questo, e le indicazioni nazionali ci hanno spinto tantissimo a formarci, c'è un dibattito che non potete neanche immaginare, almeno nella mia scuola noi ci siamo anche un po' accapigliati, devo dire, i nostri collegi sono stati anche un po', perché smuovere da certe posizioni non è semplice, quindi io, abbiamo avuto anche momenti di tensione, ma l'abbiamo superato benissimo perché mano a mano è penetrata la formazione che è fondamentale e ci stiamo avviando. Devo dire, abbiamo raggiunto un grande obiettivo che è il curriculum verticale, abbiamo stilato un curriculum verticale, che significa stilare un curriculum che parte dal bambino di 3 anni e arriva al bambino che fa la terza media, al ragazzo, perché noi teniamo tutto questo arco di tempo, quello è un nostro alunno sempre. Allora è inutile che il professore della scuola secondaria dica al maestro, ma tu non l'hai fatto bene, questo non mi sa fare le divisioni, che hai fatto? O l'altro, ma questo non si è scolarizzato, cosa avete fatto all'infanzia, se non sai avanti, dietro, sopra, sotto, non si sa. Allora ecco. Adesso ci si incontra tutti insieme nella programmazione, si fa un percorso che da 3 anni arriva a 13 anni e quel bambino, quel ragazzo non dovrà mai incappare in un argomento che farà 2 volte, mentre altri argomenti non li avrebbe magari non li ha fatti mai, oppure non incapperà nel fatto che fa sempre bene determinate cose e determinate altre cose sono trascurate. Il curriculum verticale con i traguardi di competenza che le indicazioni nazionali ci hanno ben fornito e quelli li dobbiamo raggiungere, cioè a fine della quinta elementare, della terza elementare deve saper fare questo, alla fine a 5 anni dall'infanzia deve saper fare quest'altro. Quindi alla terza media deve saper fare quest'altro, non si scappa più, o lo fa, o noi raggiungiamo i traguardi, oppure non abbiamo fatto bene, quindi dobbiamo tornare indietro e riprogrammare. Ecco, è un lavoro immane, perché bisogna anche un po' motivare i docenti. I docenti giustamente devono ritornare alla formazione. Io capisco anche i docenti che vengono in Italia non riconosciuti per il lavoro che fanno, anche dal punto di vista economico. I nostri colleghi sono pagati al doppio in Europa, noi invece lasciamo perdere, e quindi io capisco anche le loro remore, ma è anche difficile poi mettersi in discussione per aver fatto per tutta una vita in un certo modo. Allora, in tutto questo che ho detto, ho solo accennato perché c'ho poco tempo, il gioco, a mio avviso, è fondamentale. Cioè, perché il gioco è l'unico elemento che può motivare, è motivante. Ovviamente non deve essere un gioco, giochi semplici e giochi complessi come possono essere il problem solving per esempio, che è fondamentale nella scuola per esempio secondaria, il fatto di montare, smontare le teorie, ragionare, andare a individuare la teoria che può servirmi, utilizzare quelle che sono le mie capacità metacognitive, insomma c'è tutto dentro, un mondo. E questo qui, per accattivare tutte queste operazioni, a mio avviso, dentro le aule bisogna giocare, ma non il gioco finalizzato al ludus, finalizzato al piacere, ma un piacere che serva, che ci porti all'apprendimento. Allora, oggi i ragazzi non tollerano più che uno si metta lì a parlare. Dopo 10 minuti loro stanno lì, ti guardano, ma stanno proprio altrove, non assorbono assolutamente nulla. Per cui il gioco, il fare in modo piacevole, l'applicare strategie piacevoli, stimolano, possono aiutarci a stimolare un apprendimento che diventa competenza. E quindi è importante. E questo, diciamo, sono. Ovviamente la dottoressa, poi la professoressa ci parlerà di tutti gli studiosi che sono occupati, la Piaget, Bruni, cioè io non voglio toccare questo argomento qui perché tocca a lei, però è chiaro che vanno rispolverate queste teorie, vanno riprese, va scelto cosa oggi serve alla scuola italiana perché siamo in crisi e che dobbiamo ammettere di essere in crisi, perché sono cambiati i tempi.
E poi, se mi permettete, mezzo minuto, professore, solo per dire che il gioco ha un altro aspetto che secondo me invece poi è anche bello ogni tanto, non farci una riflessione, non il lato utilitaristico soltanto che serve a, ma il gioco come... Vorrei fare una riflessione sull'aspetto filosofico, ecco, chiamiamolo così, del gioco. Allora, quando noi pensiamo alla vita dell'uomo, noi la pensiamo sempre come un continuo fare, no? Tutto quello che noi facciamo, le nostre azioni quotidiane, come tutte le azioni della nostra vita come esseri umani, sono tutte tese a uno scopo finale, che può essere il raggiungimento del successo, del benessere, della felicità, dell'eudaimonia, no? Della conoscenza, della virtù, insomma ognuno ha. E tutta la nostra vita, se noi ci riflettiamo, è come se ogni giorno è tesa al futuro, no? Io non vivo mai bene il mio presente perché ogni giorno costruisco qualcosa per quello scopo finale che a volte ci crea anche un po' di angoscia perché non sappiamo manco bene che cosa sia che vogliamo raggiungere. Bene, quando invece pensiamo al gioco, a fronte di questa vita seria che abbiamo, una vita seriosa, pensiamo come se il gioco fosse una interruzione momentanea, occasionale, di questo continuo tendere a uno scopo. E quindi, tutto sommato, il gioco non lo riteniamo un'attività molto seria o molto importante, ma come piccole pause che ogni tanto interrompono questa tensione. Se però noi consideriamo il gioco di fronte, in un binomio, no? Gioco, vita seria, gioco, problemi della vita, allora non riusciamo mai a cogliere quello che invece è l'essenza del gioco, perché il gioco ha una valenza molto ma molto più importante. Perché è vero che sì, a giocare sono di più i bambini, perché il gioco è, diciamo, è più tipico della fanciullezza, della psiche della fanciullezza, ma è anche vero che anche l'uomo adulto a ben guardare gioca in maniera meno ingenua, ma perché il bambino ancora non ha la seduzione della maschera e l'uomo invece vive dentro la maschera e quindi è un gioco quello dell'uomo che è un po' più nascosto, che è più mascherato, ma ogni giorno l'uomo gioca negli affari, in quelle che sono le convenzioni sociali, in quello che noi viviamo, ogni giorno noi viviamo il gioco e dietro le maschere, ma giochiamo. Allora non è vero che il gioco ha un senso soltanto occasionale e di interruzione, ma è invece un elemento, un'attività sostanziale della nostra esistenza e quindi veramente ontologicamente è un'attività fondamentale e non occasionale. Perché? Perché in questa tensione che noi abbiamo, il tempo viene consumato sempre in questa tensione, quando invece noi giochiamo, Schiller dice, l'uomo si sente veramente tale, raggiunge la pienezza di sé solo quando gioca, perché è pienamente se stesso, solo quando gioca. E Eugen Fink, in un suo bel libretto, ha definito il gioco oasi della gioia. Perché? Perché il gioco ci sottrae a quel tempo mutevole e ci rapisce e ci dà un presente, perché il gioco si sta accanto al lavoro, all'amore, alla morte, cioè a tutte le attività fondamentali, no? Di quello che è la nostra vita, ma non ne fa parte, in quanto il gioco non ha finalità come ce l'hanno tutte queste altre attività verso lo scopo finale. È staccato da questi scopi finali, il gioco ha le sue finalità solo all'interno di se stesso, ma non all'esterno, e quindi ci rapisce in un presente distaccato. L'uomo trova un'oasi. Quando gioca, quando riesce a giocare, trova un'oasi, un presente acquietato. Perché? Perché il gioco, non facendo parte del lavoro, eccetera, 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 però è un'azione è lo stesso un'attività fondamentale dell'esistenza, ma sta di fronte e non a fianco, sta di fronte a queste attività e le comprende rappresentandole, ma si distacca da quello che è l'ansia. E allora finalmente... solo nel gioco l'uomo ha la speranza di interrompere quella che è
la rabbia anche a volte, la fatica di tendere. Nel gioco non bisogna tendere, c'è un presente fisso, un presente avulso da qualsiasi cosa, dove ci si può, in questa oasi di gioia, riposare, dice Fink, ed essere veramente se stessi. Allora, è fondamentale che noi ritroviamo questa, soprattutto nella nostra società, l'uomo ritrovi questo senso del gioco, questo tempo, che poi il nostro tempo è finito, l'uomo è sempre anche teso verso l'eternità. Io penso che un raggio di eternità illumini esattamente il momento in cui l'uomo gioca, perché essendo avulso da un tempo inquieto, in cammino, quando si gioca il tempo è fermo, ecco, quello è una goccia di eternità che colpisce l'uomo. È una cosa, allora io voglio chiudere, auguro a me stessa, auguro a tutti quanti noi, di scoprire sempre di più nella nostra vita il gioco. Attenzione però, non il gioco come lo conosciamo oggi, quello utilitaristico, quello dei soldi, quello che crea dipendenza, il gioco che ci fa stare peggio di come stiamo nella vita normale. Quello è un'altra cosa e fa parte di questo mondo consumistico che ammazza quelle che sono le caratteristiche umane. Ma il gioco che fa il fanciullino, cioè lo sforzo che credo l'uomo, io auguro a me stessa, a noi tutti, di continuare a tenere dentro di noi vivo il fanciullino, come dice il poeta, che è dentro di noi, e quindi quel fanciullino che ci permetterà di godere e di giocare, distaccandoci qualche volta per vivere in questa oasi di gioia. E vi ringrazio. Che tocca a me, però. Sì, c'è qui la io ho dato la scaletta, tu hai dato la scaletta, sì, allora, non hai imparato la va bene, allora io presidente della cooperativa, sì, allora, visto che giustamente si è parlato di questo gioco che rappresenta un momento di particolare rispetto alla vita dell'uomo, io voglio raccontarvi alcune esperienze brevi che mi è toccato di svolgere. Perché intanto mi presento un poco, cioè, sono presidente di una cooperativa sociale per l'infanzia, le giovani generazioni, non so se chiamarmi come Carlo giustamente, il ludomastro è lui in realtà. Io penso di aver fatto, diciamo, una azione di lavoro in questo ambito e quindi di essere, diciamo, uno che aspira a diventare un ludomastro. Le esperienze che adesso voglio raccontarvi, che sono secondo me anche significative, riprendendo quello che la dottoressa, la dirigente illustrava, sul fatto appunto che in realtà noi scopriamo poi nel gioco una serie di elementi che non consideravamo, e il gioco ci consente anche di comprenderci meglio, di capirci meglio, il gioco ci dà questo raggio di eternità, che mi è piaciuto molto come espressione, perché diciamo rientra anche in quello che io cerco di fare nella mia attività, nel proporre giochi in ogni contesto. E infatti voglio raccontarvi un paio di posti dove questo gioco è stato proposto. Fra le mie esperienze, una particolare è stata fatta in carcere, con due tipi di detenuti. I detenuti di alta sicurezza, quindi detenuti che non potevano entrare in contatto con nessun altro detenuto e che stavano sempre fra di loro, in un contesto che è quello del carcere, che è molto restrittivo. Io sono arrivato lì e ho detto: guardate, noi dobbiamo conoscerci e per conoscerci dobbiamo giocare insieme. E allora ho detto: ma tu sai chi siamo noi? Dico: no, se voi me lo dite io riesco a comprenderlo, però io so chi sono io e mi voglio presentare a voi. Quindi il mio modo di presentarmi è quello attraverso il gioco. E abbiamo fatto una serie di giochi di conoscenza, che io illustro anche in un libro che ho da poco scritto, nei quali in pratica bisognava cercare di mettersi in relazione con gli altri, liberandosi di tutte quelle costrizioni e costruzioni che ognuno di noi si fa. E allora ho detto: vabbè, se vogliamo possiamo fare questo percorso. Alla fine, diciamo, di ogni giornata c'era un'attività che era molto interessante, perché ci raccontavamo quello che era successo e quello che avevamo provato in queste attività che facevamo insieme. Il percorso serviva anche a comprendersi e a comprendere se stessi, ma era finalizzato, come dicevo, far passare
diciamo, delle indicazioni che a noi sono utili, era finalizzato a costruire un giocattolo che poi doveva essere dedicato e consegnato ai figli degli stessi carcerati. Quindi, per poter conoscere il giocattolo bisognava comunque costruirlo, per costruirlo bisognava usare la manualità, capire le regole di questo giocattolo, come doveva funzionare, e quindi poi alla fine diciamo che uno scopo, ma lo scopo fondamentale era quello di far comprendere che il gioco in realtà, per la mia esperienza, è in tutti noi e in ogni situazione, in ogni circostanza. Abbiamo solo la necessità di capire e di metterci in gioco, come si dice giustamente, in ogni contesto. Questa era un'esperienza, diciamo, che è stata gratificante perché non per quelli che l'hanno vissuta essenzialmente, ma anche per me, che ho sperimentato la possibilità di utilizzare un tipo di tecniche e di conoscenze in un contesto totalmente diverso da quello che noi viviamo normalmente, cioè ovviamente, ed era un contesto di restrizione, di chiusura. Ieri abbiamo visto l'Ortus Conclusus, cioè qualcosa che era circondato da mura impenetrabili, addirittura lì nel luogo in cui ho svolto questa attività era un luogo ancora più chiuso, perché lì effettivamente c'era la costrizione totale, non possono vedere gli altri, possono uscire solo 15 minuti ogni giorno all'aria aperta. Voi, se ragionate un attimo e pensate alla vostra vita, io ho fatto pure questo ragionamento rispetto all'esperienza che andavo a fare. Pensate per una persona che in 24 ore della giornata ha solo 15 minuti per vedere l'esterno e vedere il sole senza le sbarre. Fa tremare, pensandoci. Però io dico, cerchiamo di sfruttare in maniera diversa questo tipo di cose. Allora, quando avevamo questi 15 minuti all'aria aperta, facciamo dei giochi all'aperto. E quindi giochi di movimento, ho proposto dei giochi di movimento che sono stati molto apprezzati, perché diciamo era, come diciamo prima, un ritorno al proprio vissuto infantile che veniva riscoperto in questa esperienza. La seconda che voglio illustrare invece è qualcosa di diverso, che ha una, diciamo, una caratteristica totalmente diversa e anche un approccio diverso. Con Carlo abbiamo discusso proprio ieri in una scuola di quelle che sono le regole dei giochi e di quella che è la regola poi le regole che fanno parte di alcune strutture. Si parlava con lui di questo suo ultimo libro, che appunto è sulla ricreazione, perché c'erano all'interno della scuola, diciamo, dei sommovimenti. I bambini volevano più ricreazione e gli insegnanti facevano più resistenza, perché per fare ricreazione i bambini poi andavano da tutte le parti, bisognava essere più attenti, avevano questa esplosione di, diciamo, di movimenti, di azioni, e quindi erano difficilmente gestibili da parte degli insegnanti. Però si possono insegnare delle regole all'interno di un grande gioco e all'interno di spazi molto ampi, perché per mia esperienza, questa ulteriore esperienza che voglio raccontarvi era legata alla presenza di tantissimi bambini tutti insieme che non fossero legati a un'attività di tipo didattico. L'idea era quella di fare in modo che loro interagissero tra di loro, assumendosi anche delle responsabilità. Allora, l'idea era questa: noi facciamo una piccola città, costruiamo una piccola città in cui ci sono una serie di elementi simbolici di gioco, che sono appunto l'anagrafe, perché chi arriva nella città deve comunque registrarsi, poi sceglie di lavorare in questa città attraverso una serie di attività che può svolgere, che vanno dal ristorante piuttosto che dalla bottega o altre attività, diciamo, o laboratori, diciamo, di costruzione manuale, comunque creare una serie di elementi simbolici di gioco, far scegliere ai ragazzi le attività da svolgere, far svolgere questa attività e poi alla fine gratificarli con il pagamento di una moneta. Far capire cioè che l'attività che era svolta aveva la finalità di avere poi un riscontro di tipo economico. La moneta era simbolica, ovviamente il gioco era tutto simbolico in realtà, però tutte le attività che si facevano all'interno erano tutte quante reali, cioè il ristorante produceva la roba da mangiare che poi i bambini stessi della città, con i soldi guadagnati in altre attività, compravano. Quindi c'era un meccanismo in cui ognuno doveva assumersi la responsabilità di giocare in un certo modo, e le regole erano le regole che la città si dava e le regole della nostra società in realtà. Quindi il gioco simbolico diventava un gioco poi in cui passavano dei
se, diciamo, delle indicazioni, delle, delle dei messaggi molto precisi, molto forti, che erano quelli del rispetto di se stessi, del rispetto degli altri, del rispetto delle regole della convivenza, però era un gioco, era un gioco. E chi entrava in questa dimensione doveva entrare in una dimensione ludica, che però aveva, per me, che lo guardavo dall'esterno, diciamo, che aveva fatto questa proposta, era comunque di grandissima valenza educativa. Quindi loro entravano col fatto che dovevano divertirsi nella città, ma in realtà stavano acquisendo una serie di competenze e di conoscenze che sarebbero servite anche fuori, nel senso che potevano servire anche fuori. E questo aspetto, secondo me, penso che sia da valutare molto. Cioè, il gioco è vero che, diciamo, viene, è come se fosse questa specie di osi, però poi non dimentichiamo sempre che qualsiasi esperienza ludica ha una valenza educativa molto forte. E, diciamo, la capacità dell'educatore è nel far passare questa valenza educativa, considerandola sempre però come base di un percorso, diciamo, di tipo giocoso, come posso dire, di tipo divertente, tra virgolette, ovviamente, questo termine, perché mi rendo conto che i bambini quando giocano sono impegnati, ci stanno bambini che suonano a morire, che non ci stanno proprio, si coinvolgono totalmente, però stanno giocando, in realtà stanno facendo un'attività molto impegnativa, però l'unica differenza è che è un'attività gratificante, perché piace. Quindi in questo caso noi dovremmo stimolare, diciamo, il nostro obiettivo, il nostro impegno nel promuovere sempre delle iniziative che consentano di partecipare all'attività di gioco, legarle all'attività educativa e farle considerare però dell'aspetto fondamentale, che è quello di far crescere la persona, di far migliorare la persona. Questo è il nostro obiettivo e credo che questo sia anche il mio modesto impegno giornaliero. E finisco qui. Grazie. Sì, allora sono stata, come dire, richiamata all'ordine, nel senso che anche al disordine, anche al disordine, ma di, come dire, di in qualche modo di citare dei riferimenti teorici che potessero in qualche modo fare da, no, da protettori di questo incontro. Io però direi, insomma, che visto che il tempo è anche breve, insomma, ognuno di noi ha una sua bibliografia di riferimento, e anche quella più preferita magari, insomma, ci sono insomma, autori più lontani nel tempo oppure più vicini che ognuno si è scelto, e naturalmente questa teoria o quell'altra. In effetti volevo raccogliere un po' anche di sollecitazioni che erano venute, perché volevo prendere la gioia con cui aveva concluso la dirigente il suo intervento e il movimento, l'azione, diciamo, che era di Angelo, sì. Un nome. E quindi mettere insieme questi due elementi per una riflessione che sì, c'ha, diciamo, una sua cornice pedagogica sicuramente. Perché gioia e perché azione, mi riprendo per aiutare, perché mi è venuto in mente, mentre sentivo appunto parlare della scuola, mi è venuto in mente di un momento in particolare che per me significa scuola, cioè il giro giro tondo, che è una grande tecnologia dell'apprendimento, secondo me, di cui a volte poi ci dimentichiamo, ma che in effetti ha una serie di elementi che possiamo recuperare nella nostra azione educativa e formativa, anche se non è istituzionalmente riconosciuta, quindi anche in quegli spazi appunto cosiddetti informali, che oggi tanto poi invece risultano essere significativi comunque per esprimere una progettualità comunque educativa e formativa. Quindi il senso circolare, quindi il rompere con una dimensione lineare che sostanzialmente è predittiva e è organizzata secondo una sorta di ragionamento causa-effetto, cioè se parto da qualcosa allora arriverò
in un altro punto differente da quello di partenza. Quindi è un se allora, quindi una logica causale dentro la quale poi sostanzialmente molta parte dell'azione educativa si rifugia, in qualche modo per essere appunto sicura in ogni caso di avere spostato comunque qualche cosa da un punto ad un altro, secondo però appunto una logica lineare. Quando invece alla progettualità e all'azione educativa, formativa, noi inferiamo invece un sistema che è circolare, io dico anche antigravitazionale, quindi che rompe con la logica appunto della gravità, che è quella predittiva, che regola diciamo poi gran parte della nostra organizzazione della vita e i sistemi, gli ambienti, la progettazione e la realizzazione anche degli ambienti in cui viviamo. In realtà se utilizziamo la circolarità come altro paradigma, e quindi il girotondo ritorna proprio come dispositivo che rompe e che ci dice una cosa in particolare, rompe con la linearità e sostanzialmente coinvolge, no? Cioè mette dentro, sostanzialmente unisce tutti i punti e quindi in realtà diciamo non si aspetta di arrivare, ma è concentrato su quello che accade all'interno di quel girotondo, di quel cerchio. E se vogliamo questa è un'immagine forte che, con cui diciamo mi piace condividere con voi, ecco, una riflessione possibile, che poi può essere una suggestione lì dove Karzan oggi ci dà un'opportunità, se vogliamo, di partire dalle sue esperienze, e abbiamo sentito anche quelle di Angelo Miraglia, quindi contesti educativi dove il gioco è il focus, però io direi non uno strumento educativo, cioè permetto di dirvi, quindi di attribuire insomma anche al testo che presentiamo oggi, che si presenta oggi, cioè comunque un focus in particolare, cioè se vogliamo una proposta pedagogica più forte, cioè non il gioco come momento, no? E come scelta di una metodologia, ma il gioco come dimensione della formazione, cioè quindi una scelta radicale, cioè io non posso che formare attraverso il gioco, cioè attraverso questa dimensione, io dico circolare, quindi partecipativa, attiva, quindi dove il movimento è fondamentale, cioè dove il movimento non è quello che mi muove lungo un asse che già organizza e quindi già dice quale sarà il punto di arrivo, ma sostanzialmente che mobilita anche una serie di risorse che non sembravano essere presenti e che possono sostanzialmente spostare gli obiettivi. In realtà, diciamo, spostare, cambiare, trasformare sono le necessità / obiettivi che si propone qualsiasi formatore, quindi comunque quello di cambiare, il cambiamento diciamo è l'implicito dell'azione educativa, ma è anche la cosa più complessa da generare, e dico generare riferendomi al fatto che quando penso all'essere umano lo penso in termini di creatura vivente, direbbe Dewey, cioè questa espressione è molto precisa, in inglese è ancora più forte perché è quel, come dire, quel senso del living, quindi quel senso del fare, del vivente che si esprime proprio nell'azione, quindi dove l'azione è centrale perché manifesta di una condizione dell'essere, che quindi non sacrifica il suo momento dell'azione perché c'ha quello del pensiero, quindi che sembrerebbe più nobile, ma in realtà che mette insieme questi due piani. E io dico finalmente, diciamo, le nostre epistemologie iniziano diciamo a collegare, no? Mi pareva insomma che fosse anche una questione emergente nel suo intervento, cioè lì dove siamo abituati a pensare, no? Anche agli spazi della ricreazione o agli spazi della formazione, quindi come dire, siamo comunque abituati anche ad avere degli spazi fisici, sia quelli diciamo istituzionali, ma anche appunto magari le nostre case sono organizzate allo stesso momento, come, no, come a separare insomma quelli che sono momenti dedicati all'aspetto più
più serio, più serioso dell'esistenza e quelli invece più giocosi. Ma in realtà diciamo non farei, cioè tenterei diciamo questa connessione diciamo tra aspetti che riguardano diciamo la sfera del pensiero e quella dell'azione, cioè lì dove la dimensione ludica rimette in movimento, cioè rimette proprio in gioco tutti gli elementi, direbbe Morin, questa complessità, no? Che riconosciamo all'essere in quanto totalità. E allora è chiaro che l'organizzazione della didattica, l'organizzazione scolastica ci ha organizzato per discipline, ci ha organizzato per settori e quindi quella totalità e quella complessità noi poi facciamo fatica a ricomporla, per cui probabilmente è proprio quell'azione circolare che rimette insieme e quindi fa guardare il tutto come tale e non più come un insieme di segmenti, che è come se appunto riducessero l'essere a questa somma che, come dire, non corrisponde invece con la totalità, rispetto alla quale ciascuno poi può ricombinare gli elementi. E questo indipendentemente diciamo dall'età anagrafica, per cui altra diciamo suggestione e provocazione, io non parlerei diciamo di spazi ludici né tantomeno di ludoteche pensando diciamo ai minori, pensando all'infanzia, ma pensando al bisogno dell'essere, soprattutto dell'essere cittadino, no? E tra l'altro mi fa piacere dirlo qui in questo posto dove mi sembra proprio uno spazio, quindi professor Casucci veramente complimenti, cioè uno spazio di cittadinanza, è uno spazio dove si gioca a fare i cittadini, cioè dove si gioca a essere parte di uno spazio pubblico, cioè venuti fuori da ciascuno i propri ambiti di discorso già definiti, che sono quelli del lavoro, quelli della famiglia, quelli dei ruoli pubblici che si rivestono, qui in realtà diciamo ciascuno può avere l'occasione di rompere con i propri ruoli e quindi di andare a vedere che cosa succede se, che poi è proprio il dispositivo del gioco. Che cosa succede se io mi metto nei panni di un altro e divento un assassino feroce e violento? Quindi è questa forza del come se che in realtà ci dà la possibilità di estendere poi i nostri confini cognitivi e quindi di mutare noi stessi e il mondo. E questo è anche un po' un augurio in qualche modo. Abbiamo la scaletta da seguire, il pubblico ti attende con grande... Il pubblico sta lì, stai qui, e quindi tocca a te, però c'è poco tempo, quindi puoi fare un intervento di solo 25 minuti. Che noi alla fine abbiamo un piccolo, ci siamo inseriti noi con la nostra fondazione, cioè abbiamo un piccolo riconoscimento di un premio di poesia da dare ad una persona che è presente, quindi vi volevo, dato che non sono tra di voi, il conto a Carlo di chiamarmi, intervengo. Ma io qua ce l'ho in scaletta, ormai la scaletta è il nostro punto di riferimento per la vita. Angela. Sì, Angela, anche perché, scusami, intrometto così, faccio, ti presento, perché poi in realtà è bello, cioè, lei di fatto è promotrice di questo incontro nel senso di come territorio, come diceva Presia, di ludoteca, di spazio che si affaccia al territorio e di provocazione rispetto a questo incontro, quindi ti tocca raccontarcelo. E innanzitutto ringrazio tutti i nostri ospiti illustri che oggi sono venuti e hanno reso possibile questa giornata, il professore Casucci che ci ha ospitato, e niente, posso partire dalla mia esperienza personale. Da pochi mesi abbiamo aperto la ludoteca e insomma il ludomastro, come mi sta suggerendo in questi giorni, insomma è una
è un'avventura in cui si dona tutto, si impara tanto, ma soprattutto si ricomincia a giocare. Cioè io mi sono resa conto che adesso sto ricominciando a giocare, cioè con i bimbi facciamo qualsiasi tipo di gioco possibile e immaginabile, dal gioco libero al gioco da tavola, piuttosto che, non so, se si fa il possibile per rendere comunque anche le loro ore che trascorrono nella ludoteca più gradevoli. E proprio il gioco è il, diciamo, ha il ruolo fondamentale, perché il bambino attraverso il gioco riesce ad essere se stesso, si libera da qualsiasi problema, timidezza e quant'altro, e si sente libero di fare quello che vuole. Infatti una diciamo, delle cose fondamentali è di lasciarlo libero di fare quello che vuole. Possiamo suggerire degli strumenti noi, ma loro automaticamente creano mondi fantastici, inventano giochi nuovi che uno magari non avrebbe mai pensato di poter realizzare nell'immediatezza. È un mondo da scoprire, è un mondo difficile perché comunque sono delicatissimi i bambini, anche una semplice parola detta con un tono diverso insomma può anche segnarli. Sono stupefacenti perché anche con un sorriso riescono magari a cambiarti la giornata, e sono bambini che alla fine partecipano a qualsiasi attività che uno gli propone. Loro adorano la manipolazione, adorano dipingere, tecniche tipo dripping o quant'altro che magari conosceranno quando saranno adulti, ma che sanno già fare benissimo. Il racconto delle storie, inventarsi delle storie già da piccoli, e qualsiasi autodidattico, cioè per loro è bellissimo vedere il semino quando comincia a sbocciare, quando esce la prima fogliolina, a pulire l'orto, mettere a posto, insomma sono partecipi in qualsiasi cosa che noi facciamo. E naturalmente insomma, l'impegno è totalizzante, noi dobbiamo dedicarci a loro in tutto e per tutto, dal saluto appena arrivano, dedicare quel tempo che serve per il distacco con i genitori, e proprio queste attenzioni ci hanno permesso di avere molti casi in cui i bambini sono cresciuti, cioè abbiamo visto sotto i nostri occhi che loro piano piano hanno iniziato a socializzare laddove erano timidi e più timorosi. Insomma, è tanto da dire, quindi non mi dilungo, anzi ringrazio Carlo Gazzano a cui diamo il benvenuto nella nostra cittadina termale, con cui spero di poter intraprendere un discorso di confronto continuo e quindi anche di crescita, e quindi speriamo insomma di andare avanti e seguire la strada del gioco. Mi alzo così vedo tutti qua. Bene, finito, è stato un piacere. Io devo dire, sono davvero felice di essere qui. Il mio lavoro mi porta parecchio in giro per l'Italia a incontrare persone. La cosa più bella che mi capita è che ogni volta incontro persone belle, appassionate, perché difficilmente mi invitano dove non gli frega niente. Questa è una cosa capita, non è che, però nella maggior parte dei casi devo dire che e questa è una grande fortuna di volte di far riflettere di come questa fortuna arrivi attraverso il mio lavoro, visto che il mio lavoro, di fatto dico sempre che ha dentro tre cose, quella della la scrittura di libri, il lavoro sulla scrittura di libri per ragazzi, il lavoro della lettura, visto che mi occupo di promozione della lettura, cioè avvicinare i bambini, i ragazzi e anche gli adulti al piacere della lettura del libro e delle storie, e il gioco come tutto, come strumento, come metodo, come essenza di vita, come stile di vita, che è diventato per me un lavoro al 100%. E ogni volta che racconto questo penso a un bambino che alla fine di un incontro, io normalmente faccio tanti incontri con i bambini nelle classi, e d'altronde loro vogliono scoprire che cioè, dietro un libro, dietro un gioco c'è una persona viva. È bello quando qualcuno mi presenta, qualche insegnante, mi presento Carlo Carzan, ora sugli accenti potremmo giocarci
una mezz'ora, uno scrittore dal vivo, io qui, scusate, tra Angeli e dal vivo, caro, mi sono messo bene, va, naturalmente, e alla fine di un incontro, bambini sempre mi tempestano di domande, magari come lavoro, come invento un gioco, poi come si fa, allora da dove arrivano le idee per i libri e così via, e il racconto è quello, è il mio lavoro, quello anche di incontrarli. Alla fine di un incontro, un bambino è venuto e mi ha detto: Carlo, ti posso fare una domanda? Ormai siamo quasi alzati tutti, quindi lui non aveva voluto fare questa domanda dinanzi a tutti. Ha detto: dimmi. E mi ha detto: ma tu, dal vero, che lavoro fai? Perché lui, d'altronde, io da quel momento ho anche preso l'abitudine di tranquillizzare i bambini e gli insegnanti che in qualche maniera, soprattutto quando sono a scuola, che nonostante il mio lavoro sia quello di scrivere, leggere e giocare, riesco anche a sopravvivere, a campare, quindi a vivere di questo lavoro. Perché giustamente lui aveva una dimensione altra del lavoro, no? Che non poteva essere legata all'idea di questo che fa. Per lavorare, per vivere, gioca. Ma siamo matti, è una cosa... o più che siamo matti, ovviamente dal punto di vista bambino... si apre una nuova possibilità nella vita. Dice, ma io allora, sai, anche ora continuo. Infatti io dico ai bambini che siamo colleghi in realtà, perché anche loro amano scrivere, leggere e giocare, per cui in fondo facciamo lo stesso lavoro. L'ho detto ai bambini, e un bambino una volta dopo incontro ha detto sì, ma a me non mi paga nessuno per questo. Però, però sempre lì a carirare, ragazzi, cioè non è che capisco che sempre siete dovete, il vostro punto è quello di scoprire tutte le nostre magagne, però è anche quello. E l'idea di giocare, io ho preso appunti, come faccio sempre, poi mi metto lì a navigare tra le parole, e credo sia importante davvero, perché poi sono occasioni per lanciare provocazioni. Il gioco e l'infanzia, ma anche il gioco e gli adulti, possono davvero stare al centro della nostra vita. E il gioco è una delle azioni più serie che si possano svolgere. Il problema è che spesso viene interpretata e vista anche nel linguaggio comune, come diceva la poesia di poco fa, in contrapposizione con quella che è la serietà della vita. Che il gioco è un'attività seria, non necessariamente seriosa, perché sono due cose diverse. E fare incontrare i bambini col gioco, ma anche gli adulti col gioco, significa darci delle opportunità, significa anche vivere determinate esperienze come un allenamento alla vita quotidiana, soprattutto quando si lavora con i bambini, perché si entra in una zona protetta, nella quale in realtà possiamo anche litigare, possiamo anche superare le difficoltà, ma ricomporle queste difficoltà, rielaborarle in qualche modo. Il gioco di fatto è una narrazione costante della nostra vita. E il mio... Ora, il fatto di parlare dei miei libri in realtà mi porta a navigare su 2000 altre cose. E quando ho iniziato a... Io per anni ho lavorato giocando, lavorando con i ragazzi e così via, l'elemento è sui libri. Quando ho iniziato a scrivere, anch'io, ovviamente non c'era neanche bisogno di un'altra persona. In Italia, sapete che abbiamo più scrittori che lettori in Italia, questo è un problema serio in realtà. Sì, però è così, abbiamo più scrittori che lettori. In realtà dovremmo lavorare, mi piace molto, io spero che la preside della scuola, ora sono insegnanti tecnici, spero la preside davvero riesca, perché è importantissimo, la scuola, come la famiglia, sono dei presidi culturali fortissimi, le ludoteche, le biblioteche, sono presidi culturali fondamentali. Diciamo che non possiamo far finta di nulla, non possiamo concentrare i nostri sforzi su altro, la scuola, il gioco è un investimento per il futuro, fondamentale, e ribaltare totalmente il punto di vista all'interno della scuola e dare spazio al gioco non significa, o alla lettura, non può significare un'ora alla settimana giochiamo, un'ora alla settimana leggiamo. Noi dobbiamo sempre utilizzare il gioco, la lettura costantemente,
qualunque sia l'argomento di cui stiamo parlando. Questa è la forza, cioè che va oltre il metodo, perché diventa davvero stile di vita, cioè diventa davvero stile educativo, e a quel punto tutto diventa decisamente più piacevole. Io mi diverto molto a intrecciare i due argomenti, cioè a fare narrazione, scrivere narrazione, incontrare i ragazzi, e a provocare i ragazzi e i bambini attraverso la narrazione, e a inserire anche nella narrazione giochi. Non riesco a non farlo in realtà. E sto scoprendo in questi giorni che il libro che sta uscito, andiamo, divaghiamo oltre quello che c'eravamo dati come compito, tanto abbiamo quanto altre 3 ore di tempo per il compito, e quindi posso. E, con questo libro rientra quasi in una collana che parla di scuola, e quindi con l'editore si era detto di scrivere un libro sulla ricreazione, perché la ricreazione è un momento fondamentale. Allora, a me piace provocare i bambini, ma in questo caso credo di aver provocato molto di più gli insegnanti, quindi non so se mi ameranno o mi odieranno alla fine, perché in questo libro un gruppo di bambini, il preside, ai noi, che deve assumersi responsabilità, il preside di questa scuola decide una mattina, visto che un bambino si è fatto male durante la ricreazione, si è rotto un braccio, decide di vietare la ricreazione in cortile per tutti i bambini. Ora, in Italia è semplice, no? Cioè, funziona più o meno così. Se c'è un problema, qualcuno, che so, se c'è una villa a Palermo, hanno fatto più o meno così, è accaduto questa cosa qui. Ci sono pochi attrezzi ludici nelle ville, nel parco, ce n'è uno in cui c'erano delle altalene e così via. E un bambino è caduto dall'altalena e si è fatto male, e il comune si è dovuto assumere naturalmente la responsabilità in qualche maniera di quello spazio. E allora, qual è stata la soluzione? Avevamo due alternative: uno, mettere in sicurezza quel luogo e quindi renderlo fruibile in modo più sicuro; l'altro, chiuderlo. Lascio a voi naturalmente la soluzione. Qual è stata? Ovviamente quello di chiudere lo spazio e quindi eliminare tutti quanti i giochi, così i bambini non evitano di farsi male. Questo più o meno è il principio. E quindi questo preside, io un po' per paradosso, in realtà forse non è neanche lontanissimo dalla realtà, giusto? Cioè, ce ne saranno. No, esiste l'assicurazione. Questo preside decide di evitare che i bambini vadano in cortile, e una classe di bambini si ribella. Dice: no, la ricreazione, una bambina si alza e urla, la ricreazione è un diritto costituzionale. Abbiamo creato dei mostri, rompiamo le scatole a questi bambini con la cittadinanza, e loro rispondono così, no? E in realtà si scatena una guerra, ma una guerra fatta di proteste, e di proteste non violente, per cui i bambini iniziano a cercare di avere visibilità, e lo fanno attraverso una serie di proteste, ma anche attraverso il gioco. Ecco, a me questa idea di questa narrazione in cui i bambini sfidano gli adulti attraverso delle proteste non violente, utilizzando ciò che in realtà avevano imparato in classe, utilizzando il loro diciamo strumento fondamentale di vita, che è il gioco, nonostante tutto mi sembra una provocazione. E incontrando i bambini su questo argomento ho scoperto che davvero la ricreazione è un momento per loro importantissimo. Ricreazione significa ricreare, cioè rinnovare se stessi. Dovremmo capire che il gioco significa rinnovare se stessi, e non può essere vissuto come spesso purtroppo è vissuto la nostra vita. L'altra sera mia nipote, che ha 8 anni, mi ha raccontato, le ho raccontato che sta uscendo questo libro sulla ricreazione, le ho raccontato l'argomento e ho chiesto, come chiedo un po' a tutti i bambini, ma tu la ricreazione cosa fai? E lei mi ha detto: suona la ricreazione, noi prendiamo da mangiare, mettiamo la tovaglietta, mangiamo, e poi andiamo in bagno. E ho detto: beh, sì,
sembra giusto, avete fatto la pausa. E poi ci riposiamo. Che fate? No, ci appoggiamo al banco e ci riposiamo un po', messi un po' a dormire. Ho detto, ma perché non potete? No, la maestra non vuole che ci alziamo perché facciamo confusione. È un modo per ricrearsi. Non c'era alcuna punizione di nessun preside lì, in realtà. Materialmente, mia nipote, che secondo me da grande farà l'attrice, mentre la sua faccia era proprio, cioè, io ho detto guarda, mi sto mettendo a piangere, io mi hai davvero strappato il cuore, voglio parlare con la tua maestra, cercherò di fare l'impossibile. E allora davvero quello che secondo me dobbiamo provare a fare è quello di provare a far diventare il gioco come stile di vita. Purtroppo, io ritornato in mente il discorso del gioco come interruzione, cioè che non è un'interruzione, purtroppo, visto che in questo momento non lo è, nel senso che non è stile di vita, in realtà forse il primo passo potrebbe essere quello dell'interruzione. Potrebbe, io lo so, perché bisogna utilizzare decine di strategie. Ieri ho incontro, dopo abbiamo fatto un'attività, un insegnante mi ha detto sì, ma ora con questa attività non è che io i miei bambini diventano lettori. Ho detto certo, nessuna attività significa bacchetta magica, nessuna azione da sola riesce a trasformare il bambino e il nostro percorso. Necessita di un lavoro integrato in cui davvero ognuno di noi può fare e sviluppare il proprio compito. E dove è, secondo me, l'elemento fondamentale davvero è quello della formazione. Cioè, bisogna davvero ritornare a metterci in discussione. Perché i cambiamenti sono più veloci di quanto noi possiamo immaginare, non c'è alternativa, dobbiamo rimetterci in discussione, ce lo chiedono i bambini, stiamo consegnando davvero un mondo impossibile da vivere e visto che comunque ancora noi siamo responsabili della loro formazione, dobbiamo prima di tutto credere che possiamo attivare momenti di cambiamento come questo che stiamo creando in questo momento, perché poi in realtà sono state 5, 6, 10, 15 provocazioni e idee, ed è importante che comunque istituzioni come la scuola, il comune, una fondazione e così via si facciano anche carico di sviluppare questo tipo di idee. Vi lascio con un... Poi se qualcuno vuole fare domande, posso chiedere... ero un po' distratto, perché avendo una preside io chiedo sempre il permesso alla preside, il cervello in automatico, e quando incontro gli insegnanti incontro tantissimo, diciamo il 70% del mio lavoro è la scuola e così via, e quando chiedo che cosa sempre la prima cosa mi devo chiedere alla preside, che poi è una doppia cosa, perché comunque così possono, o davvero devono chiedere alla preside o possono scaricare la responsabilità, vero? Sappiamo così è. Vi invito, questo è un gioco semplice, in realtà, che mi piace fare con i bambini, e che è andato a finire dentro questo libro, che era un po' il punto di riferimento, abbiamo tralasciato qui, forse il Giuffà lo tiro fuori per completare l'intervento. Giuffà è un personaggio della cultura popolare del Mediterraneo, si afferma molto in Sicilia, in realtà è un personaggio ponte tra tutte le culture, perché è lo sciocco ma è anche il saggio, e lo si trova nella maggior parte delle culture del Mediterraneo. Si sono trovate tracce di Giuffà come personaggio anche in Cina. Ora in Cina c'hanno tutto, anche Giuffà. Mi fa riflettere, cioè, io l'ho costruito, diciamo, ci sto pensando ora, ho detto che c'è, cioè, loro per una cosa che non è, e invece arriva anche dalla Cina. E questo personaggio, che in realtà è un personaggio popolare, che magari in Turchia si chiama Nasreddin, in Marocco si chiama Jaffa,
in Tunisia già ha, in Sardegna già fa, ha nomi differenti e piccole caratteristiche differenti, però in realtà è sempre lo stesso personaggio. E mi sono divertito a prenderne quattro e farli diventare una banda di ragazzini, per cui si divertono e ne combinano di tutti i colori, perché Giufà è uno credulone, di fatto è uno che nella sua storia, diciamo, fondamentale, quella più conosciuta, è quella che la mamma esce di casa per andare a messa e dice: Giufà, io vado a messa, quando esci tirati dietro la porta. E quando esce smonta la porta, la scaglia, sa, la porta sulle spalle, va in chiesa alla maestra, dalla mamma, poggia, sbatte la porta per terra, vado, bom! Mamma, ecco la porta bella e tirata come mi avevi chiesto. E lui è così, cioè lui non bisogna mai... E in realtà, se ci pensate, siamo un po' tutti Giufà, cioè, nel senso che nella nostra vita ci è capitato di essere Giufà almeno una volta, perché abbiamo preso alla lettera qualcosa che... E poi dopo che abbiamo fatto ho detto, va, non è, cioè... Non è che... È naturale, cioè mia figlia, ho detto a mia figlia che da piccolina la prendeva in giro perché, diciamo, cioè, ti racconto un segreto, acqua in bocca, e lei davvero tendeva a prendere il bicchiere e riempirsi, è perché comunque c'è questa, cioè, l'ironia popolare è molto difficile da seguire. Qui Giufà è con i suoi amici, per la verità smontare la porta non era stata una grande idea, avevano appena smontato la porta e la mamma li aveva bastonati, ma non pensavano certo che sarebbe finita in quel modo. Nel silenzio della campagna Giufà chiese agli amici: secondo voi il sole odora di limone? No, rispose Giaffà, però se spremiamo un raggio potremo scoprirlo. Il gioco era iniziato. Quando non sapevano cosa fare, infatti, uno di loro gli poneva una domanda, la più stramba che gli veniva in mente, e gli altri lo seguivano, ognuno con una domanda diversa. Vinceva chi poneva quella più strana. «Perché la domenica viene dopo il sabato e non dopo il lunedì?» disse Nasreddin. Gli amici lo seguirono, uno dopo l'altro, ognuno con le proprie domande, nessuno con le risposte. «L'erba a bussola serve per orientarsi nei campi?» Se la parola migliore è quella che non si dice, perché tutti parlano? Chi ha liberato le nuvole in cielo? Perché i bambini più poveri non hanno l'immaginazione? Dove si comprano i soldi? Perché quando mi guarda rosa divento rosso? La luna è fatta di formaggio? E il naso, è lontano dai piedi per non sentirne la puzza? Disse infine Giaffà. A quest'ultima domanda tutti scoppiarono a ridere e lo dichiararono re dei punti interrogativi per tutto il giorno. Ecco, io vi lascio con un augurio di, con i vostri tra adulti, bambini, ragazzi, di giocare a porvi domande. Ma a volte è più importante porci le domande che non cercare le risposte. E questo è un augurio, è un gioco infinito che auguro a tutti voi, ma mi permetto un po' di più ad Angela, che sta partendo in questa sua esperienza sul territorio, che ha bisogno di essere sostenuta. Grazie. Non faccio un'altra mezz'ora di intervento, no, mi tocca fare l'uomo di marketing un minuto a proposito di questo. Oggi pomeriggio faremo l'incontro dedicato all'animazione e alla lettura, che già abbiamo pieno di insegnanti, persone che andranno a giocare con i libri, mentre domani, mi raggancio a quello che diceva poco fa la preside, faremo un incontro che si chiama Da grande sarò un genio, che in realtà non è altro che un incontro per trovare metodologie di allenamento del cervello e di metodi di studio, tra virgolette, per allenare il cervello attraverso il problem solving, la memoria, l'attenzione, la lettura, ma tutto questo attraverso il gioco. Quindi in realtà è proprio questo, quindi era un invito ulteriore anche per oggi e per domani a partecipare. Il programma l'avete fatto girare, no? Sì, credo avete già provveduto in questo senso. Io ringrazio tutti voi, ringrazio Angela,
Angela Maria, Maria e Angelo, l'italiano Carlo che si distingue, mio figlio si chiama Carlo, uno dei miei nomi preferiti ovviamente, quindi grazie veramente per le cose che hanno detto, avete sentito come è bello sentir parlare di queste cose, come a me queste cose mi ritemprano, no? le risenti, vabbè, noi qua facciamo da 10 anni questo tutti i mercoledì incontri, quindi abbiamo anche un minimo di assolutazione, però devo dire che ogni volta succede una novità, ecco, successe tante novità, gli interventi sono tutti bellissimi, sono tutti molto significativi, diversi tra loro, come giusto che sia, e devo dire che tu parlavi dei Giuffà, ti presenterei qualche giurista che in termini di interpretazioni letterali ne fanno parecchi, per la verità su questo non mi voglio dilungare, non ho molti allievi qui, no, non ci sono allievi miei dell'università, però c'è una collega dell'università, quindi può darmi torto a ragione liberamente. Quindi vi ringrazio tutti, leggerei questa poesia che è stata la poesia che ha vinto il nostro premio, la poesia del giorno, che non solo leva il medico di torno ma ci aiuta in qualche modo a stare insieme un po' per gioco, noi la divulghiamo, le poesie che ci arrivano le mettiamo sul sito della fondazione, le abbiamo fatto per tutto il 2014 e poi siamo giunti alla conclusione di individuare una poesia che potesse essere rappresentativa di tutto questo momento, che è un momento ovviamente meramente partecipativo. Noi diamo come dono il nostro calendario, che è quello che sta lì su accanto al vino, che anche noi facciamo, e un cesto di prodotti tipici, che sono particolarmente tipici e particolarmente buoni, qui sono cose straordinarie. Infatti ti inviterò a tornare per presentare solo il tuo libro, quindi faccio parlare solo di 3 ore di tempo, veramente ci anticipiamo dal primo pomeriggio, ma dai, per la cena. Facciamo presentazione e degustazione insieme. Mi sembra un'ottima cosa. Accolgo pienamente presentazione e degustazione, anche con i nostri vini, il nostro vino, perché ci sono anche dei vini bianchi straordinari, tutto sfumatizzato. Se sfuggisse ad un istante, non gli si chiedesse tempo, se gli si domandasse di figurare la sua prima associazione al pari del correre del vento, il pensiero mi direbbe gira sole. E così viaggerebbe come alato, sfiorando i loro petali dall'alto, e dopo, all'ombra di una quercia riposato, si sussurrerebbe con note un po' bizzarre la ragione del suo scegliere te, pari a un girasole. Diritto sul suo stelo un po' sottile, si apre al primo raggio del mattino e gli sorride con la naturalezza con cui lo fa un bambino. E poi, nell'ombra raggrinzito, al freddo della sera, come a cercare protezione nell'ora un po' triste in cui non vi è calore. E a sera ti osservai con tono sostenuto di chi carezze non dà mai, ma da qui, ai piedi della valle, osservo nel silenzio la tua sera e il tuo mattino, liberando un istante di pensiero perché sia lui a volare intorno ai campi per esserti vicino. Da qui, ai piedi della valle, mi stupisce un girasole, quello che alla luna non dà spalle, ma le sorride come fosse il sole. Titti Carrino, che è la nostra. Qui il cesto dei prodotti tipici che lei conosce, che è tipica anche lei perché nella zona, e il nostro calendario, quindi credo che sia altro che allora, io innanzitutto volevo ringraziare Felice per questa opportunità. Quando sono arrivata mi sento un po' profana, nel senso piccola rispetto a chi ha parlato e a chi è qui. E, da un altro lato però diciamo che questo tema mi è molto vicino, perché infatti chi mi conosce mi dice che io non cresco mai, e non solo d'altezza ma anche carattere avvente. E una volta qualcuno mi disse, dice, tipico degli artisti, non perché io mi ritengo artista, ma per concludere la giornata, è tipico degli artisti rimanere in quella fase infantile. Quindi, come avete augurato voi, posso augurare anch'io che appunto quella parte infantile non arrivi mai a crescere. Per quanto una parte di me è andata, cioè anche quando si scrive si vorrebbe mantenere un po' di più la leggerezza, ecco. Io mi sono laureata in medicina di recente e a 15 anni solamente. Ci sono dei casi eccezionali.
E insomma, quindi quella parte lì è dovuta andare avanti, però c'è qualcuno che qui mi è testimone, il mio tirocinio a pediatria è stato, cioè io ero la paziente praticamente, sono stato dovuto venire a chiamare perché un bambino si stava vedendo i cartoni animati, ero rimasta lì, vedi che giro contigo. Vediamo nel pomeriggio di domani con Carlo, ma poi invitiamo Carlo a tornare, quindi spero che lo rivediamo ancora qui nella Nazione Giardino Romano, insieme a tutti voi. Grazie, un abbraccio a tutti.